Buongiorno a tutti. Eccoci in collegamento per questo momento di catechesi, in questo periodo quaresimale. E la Quaresima è un tempo di grazia, è un tempo che ci porta all'evento dei della Pasqua, all'evento più importante, perché è appunto l'evento della morte e risurrezione di Gesù. E da quell'evento è che siamo nati tutti noi, da quel costato squarciato di Cristo sulla croce che ha effuso sangue e acqua che siamo nati tutti noi cristiani. Vivere questo tempo di Quaresima come un tempo di rinnovamento spirituale, come un tempo eh, di purificazione, come un tempo di svuotamento di noi stessi da tutto ciò che non va nel nostro cuore, nella nostra vita, è davvero una grandissima opportunità. Che cosa ci può aiutare perché davvero questo cammino sia un cammino di, di rinascita, di, di rinnovamento, di crescita? Naturalmente la meditazione della passione di Gesù. La meditazione del Santo Vangelo, la meditazione delle piaghe di Cristo, ma anche la preghiera che deve essere più intensa, più eh, profonda e come no, anche i sacramenti vissuti bene e vissuti come desiderio e possibilità di incontrarsi con il Signore. Tra tutti i sacramenti, quello che ci permette davvero di svuotare e di purificare il nostro cuore, sicuramente c'è il sacramento della confessione. Ed ecco che questa mattina Insieme a voi, in questo momento di catechesi, di riflessione, voglio darvi qualche consiglio spirituale. Ho scelto appunto questo tema per confessarsi bene. Perché non è importante solo confessarsi, perché uno può prendere la confessione come... Un momento di andare è, è, è come lavanderia oppure può considerare la confessione come un momento di crescita. E allora prima di iniziare, ci segniamo con il segno della croce e invochiamo davvero l'assistenza dello Spirito Santo perché scenda su di noi e ci aiuti a comprendere la bellezza di questo sacramento e a rivalutare i nostri modi di accostarci a questo sacramento. Ci segniamo con il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen nel nome del padre del figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, partiamo proprio da questa ultima espressione che avete pregato insieme a me nella preghiera del Padre nostro. Ma liberaci dal male. La confessione è quel sacramento importantissimo che ci aiuta ad essere liberati dal male. Ancora meglio, la confessione è quel sacramento che ci aiuta a distruggere il male, perché confessarsi significa di aver ceduto alle seduzioni del male e quindi con i nostri gesti, con le nostre parole, con i nostri comportamenti abbiamo mancato d'amore verso il Signore e di conseguenza anche verso i fratelli. Scegliere di confessarsi significa scegliere di dire no al demonio, no al peccato e quindi chiedere al Signore Gesù di liberarci dal male e dalle seduzioni del male. E anche quando diciamo eh, nel Padre nostro non abbandonarci alla tentazione, noi in pratica stiamo chiedendo questo aiuto forte perché la tentazione è subdola, è ingannevole e si eh, fa strada in tanti modi. E allora dire al Signore, al Padre nostro celeste, non abbandonarci significa resta con noi, aiutaci a smascherare il male. Ecco un'altra definizione: la confessione ci aiuta a smascherare il male, cioè a chiamare male il male e bene il bene. Facciamo una piccola ma fondamentale e importantissima precisazione. Spesso, eh, eh, nella maggior parte dei casi, ci si confessa per accostarsi alla comunione. È chiaro, la comunione non va fatta nello stato di peccato mortale. Quindi, se si è caduti nel peccato e quindi si vuole ricevere Gesù Eucarestia in uno stato di grazia, è giusto, è bello, è santo, è opportuno confessarsi. Ma può succedere che io, eh, quella mattina, non riesco ad arrivare in chiesa sufficientemente in anticipo per fare una buona confessione e allora. Va detto che la confessione non è strettamente legata all'Eucaristia, perché la Chiesa mi dà la possibilità di confessarmi negli otto giorni. E quindi ecco, posso ricevere l'Eucaristia, proponendomi il prima possibile di confessarmi. Allora, la confessione. Non è legato all'Eucarestia, la confessione è legato alla santità della nostra vita. Quindi, più si è in grazia di Dio, e più noi possiamo ricevere il farmaco dell'immortalità che è Gesù Eucarestia. Infatti, un'altra precisazione importantissima: il sacramento della confessione rientra nei sacramenti della guarigione e lo vedremo tra poco perché il sacramento della confessione è un sacramento della guarigione insieme ad un altro sacramento che è il sacramento dell'unzione degli infermi. Parentesi, l'unzione degli infermi è un sacramento di guarigione, quindi non si chiama il prete perché la persona è defunta? Assolutamente no. Lì c'è una benedizione sulla salma, ma non un sacramento. Il sacramento è per i vivi, non per i morti. Il sacramento dell'unzione si riceve in uno stato di anzianità, in uno stato di malattia, come conforto nella malattia, ma in modo particolare nel momento Uh, ultimo della vita ma prima che la persona muore uh, non c'è molto questa uh, importanza nel cuore dei fedeli del sacramento dell'unzione anzi purtroppo nei nostri paesini cosa succede? succede che se chiami il prete la persona muore il prete viene a dare il conforto spirituale non la morte il, il prete viene a dare un sacramento di guarigione, non di morte, ma dovete anche sapere che insieme al sacramento della confessione, il sacramento dell'unzione libera dai peccati, libera dai peccati. Pertanto, se la persona dovesse morire subito dopo aver ricevuto e il sacramento dell'unzione con la confessione e anche il Viatico se c'è la possibilità di ricevere l'Eucaristia, vengono aperte le porte del paradiso. Quindi altro che il sacramento della morte è il sacramento per l'eternità. Ma per tornare alla confessione, e quindi per confessarsi bene, dobbiamo fare una precisazione, un'ulteriore precisazione. Prendete un vaso di Creta, prendete un martello e date un colpo, due, tre su questo vaso, si frantuma. Ecco, prendete la vostra vita, prendete il martello del peccato, Date dei colpi sulla vostra vita, sul vostro cuore, sulla vostra anima, questa si frantuma in tanti pezzi ed è una vita infelice, una vita frantumata è una vita non bella, non serena, non felice, non pienamente realizzata. Ecco, questo è l'obiettivo del demonio, questo è l'obiettivo del peccato frantumare la nostra felicità, frantumare la nostra gioia, frantumare eh, la nostra bellezza <ride> e quindi ci fa brutti. Quindi attenzione, attenzione a dire, non c'è niente di male se io faccio questa cosa qui o quest'altra cosa qui. Attenzione nel dire... Non sbaglio se faccio questa cosa qui o quest'altra cosa qui. È molto importante sapere che il peccato rompe, frantuma la nostra amicizia con Dio. Dio è bene, Dio è amore, Dio è santità. Il diavolo non è bene e male, non è amore e odio, non è santità e peccato. Se io do voce, se io do ascolto alla voce di Dio, sono nel bene, sono nell'amore, sono nella santità, ma di conseguenza se io do ascolto alla voce del demonio, non sono nel bene, non sono nell'amore, non sono nella santità. Ecco che cosa significa? Che il peccato frantuma l'amicizia con Dio e con i fratelli. Usiamo anche un'altra parola. Il peccato porta divisione con Dio e con i fratelli. Allora io non mi confesso perché devo fare una cosa. Io mi confesso per tornare ad essere amico di Dio, perché l'ho offeso. Io mi confesso per tornare ad essere amico dei fratelli, perché li ho offesi. Io mi confesso perché voglio che la luce e la grazia di Dio ritorni ad essere nella mia vita. Io mi confesso perché scelgo il bene, perché scelgo l'amore, perché scelgo la santità, perché scelgo il paradiso. Io mi confesso perché voglio essere felice. Qualcuno mi dice, o oh, non ho bisogno di confessarmi perché Dio mi conosce, e qualcun altro mi dice, io mi confesso da solo con Dio nella preghiera. Stoltezza più grande di questo, non ce n'è. Voglio leggervi eh, la formula eh, che il sacerdote dice nel momento in cui dall'assoluzione sacramentale. Ascoltate con attenzione perché spesso non ci facciamo eh, caso a ciò che davvero ci viene detto. Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio. Quindi innanzitutto la confessione sacramentale è un dono d'amore della Santissima Trinità. E ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa. Ecco, questa espressione. Non c'è confessione senza il sacerdote. Non c'è confessione senza il ministero apostolico. Il perdono e la pace. Tu hai il perdono e la pace se, se ti sottometti e lo chiedi per il ministero della Chiesa. E io ti assolvo da tutti i tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Chi ha bisogno di confessarsi? Chi riconosce di aver peccato? Chi esprime un serio e reale pentimento? Chi abbandona la via di peccato? Dice ma allora io quando mi confesso torno a fare sempre gli stessi peccati. Certo, ho capito, lo so me ne rendo conto perché ascolto le confessioni. Ma qui c'è l'altra caratteristica del sacramento della confessione. Ci si confessa non per tornare a fare lo stesso peccato, ci si confessa perché nel mio cuore c'è un desiderio fondamentale, quello di crescere nelle virtù, di abbandonare i vizi e quindi di non cadere negli stessi errori. Ma allora se cado negli stessi errori non sono un buon cristiano? Allora se cado negli stessi errori non vale la pena confessarmi? Questa è una tentazione. Pensare di non essere degno, di ricevere il perdono del Signore, questa è una tentazione. Pensare e dire non mi confesso tanto poi cado negli stessi peccati, questa è una tentazione che il demonio mette nel nostro cuore. Santa Teresina diceva, cadendo e rialzandomi ho imparato a camminare. Ecco, io mi confesso per imparare a camminare. Io mi confesso perché sono caduto e mi voglio rialzare e voglio imparare a camminare. Ma c'è una condizione fondamentale però per ricevere il perdono e l'assoluzione sacramentale. Non solo il pentimento reale e sincero, no? il capire davvero di aver rotto l'amicizia con il Signore, la cosa più bella che abbiamo, essere amici di Dio. E io l'ho offeso, l'ho offeso il Signore con il peccato, l'ho offeso e quindi devo riparare. No? Quando tu fai un torto ad un amico, devi riparare perché devi chiedere almeno scusa, devi chiedere perdono. Devi capire che hai perso quell'amico, perché lo hai offeso. E quindi non solo il pentimento reale e sincero, ma anche detestare quel peccato, abbandonarlo. Se tu vai così dal sacerdote ricevi l'assoluzione sacramentale. Ma se succede come ho chiesto io a delle persone, ormai sono quasi 17 anni di sacerdozio, no? Quindi in 17 anni... Qualche confessione l'ho ascoltata. E mi è capitato tristemente di sentire quando io ho proposto: Ma tu lo vuoi abbandonare questo peccato? No, non posso. Allora, una cosa è dire: Attualmente, in questo momento non ho la forza, ma mi impegnerò con tutte le mie forze. E allora il sacerdote ti aiuta in questo cammino e in quel momento ti dà la soluzione. Ma se tu chiaramente dici: non posso, non voglio abbandonare questo stato di peccato. Come fa il Signore ad assolverti se tu stai dicendo chiaramente io ci voglio restare in questo stato di vita? Come fai? Però c'è una cosa triste e poi passiamo allo schema, così vi aiuterò a fare un bel esame di coscienza e magari eh, poi approfitterete per fare una bella confessione. C'è una cosa molto molto eh, triste. Abbiamo detto che come il vaso di Creta con un martello, se tu ci picchi uno, due, tre volte si frantuma così, il peccato frantuma la serenità, l'amicizia, la pace, la gioia, è anche vero questo, che il demonio ci fa pensare di essere nella normalità. E sapete qual è quella frase che più ci fa dire il demonio? Ma che male c'è? Oppure non ho fatto niente di male? La vita ormai è così, lo fanno tutti, lo faccio anche io. E dov'è la santità? Dov'è il martirio? Il martirio non quello del sangue ma dell'anima? Dov'è quella bella espressione a cui ci invita Gesù? Chi vuole venire dietro di me? Rinneghi ogni giorno se stesso? Prenda la croce e mi segua? Qual è il significato delle parole di Gesù? Convertitevi e credete nel Vangelo? Se io dico di non aver bisogno di convertirmi perché tutto ciò che mi passa per la testa lo voglio fare, perché tutto ciò che voglio fare è lecito e giusto e per me va bene perché la vita è mia, allora che senso ha dirsi cristiani? in che cosa si riduce il cristianesimo nel fare un'opera di carità, nel dare un maglione a un povero, nel dare un piatto di pasta ad un povero, nel visitare un ammalato, nell'andare a messa la domenica quando ho tempo, nel partecipare alla via crucis alla processione, questo è essere cristiani, no? Questo è qualcosa che mi aiuta ad essere cristiano, se è fatto bene. Ma essere cristiano significa essere come Cristo? Essere Cristo sulla terra? Posso dire, facciamoci, cominciamo a fare un esame di coscienza, io basterebbe rispondere a questa domanda, sapete quanti peccati troveremmo nella nostra vita? Posso dire io oggi, oggi, adesso, di essere Cristo sulla terra? Posso dire oggi di somigliare a Cristo? in tutto ciò che faceva, in tutto ciò che faceva, come parlava, come agiva. Sapeste, basterebbero queste due domande, trovare onestamente la risposta e potremmo scrivere un quaderno intero di mancanze, di peccati. Voglio però aiutarvi a fare un esame di coscienza e vi metto dinanzi ad uno schema. Se volete prendete un foglio, una penna, magari qualcuno lo ha già fatto perché prende appunti, però naturalmente questo video rimane pubblicato e quindi mh, potete eh, riascoltarlo in qualsiasi momento, potete anche condividerlo su, con i vostri amici. Mh, con i ragazzi del catechismo, eh, con eh, i collaboratori, nei, nei vostri profili social. Partiamo così. Prima domanda, visto che parliamo della confessione, mi accosto al sacramento della confessione per un sincero desiderio di purificazione? di conversione, di rinnovamento della mia vita e dell'amicizia con Dio, oppure considero la confessione un peso e quindi cerco di farla il meno possibile, quindi desiderio di rinnovamento, di amicizia con Dio o un peso la confessione ma che devo dire al prete, sempre gli stessi peccati e poi non ha neanche il tempo il prete di ascoltarmi. Nelle altre confessioni, quelle che ho fatte nel passato, ho tacciuto di proposito dei peccati gravi nella confessione. Voi sapete che il peccato si distingue in peccato mortale e peccato veniale. Peccato mortale significa che viene ad esserci una situazione grave che rompe l'amicizia con il Signore e con i fratelli. Non dovete pensare che peccato mortale, come qualche vecchietta di paese, del mio paese, delle mie parrocchie, qualche volta è capitato di dire non ho ammazzato nessuno. Mi faccio i fatti miei, non mi prendo pensieri. Per molti la confessione è questa, non ho ammazzato nessuno. Mi faccio i fatti miei, non mi prendo pensieri di nessuno. Peccato mortale non significa solo non uccidere, peccato mortale significa trasgredire uno o più, o tutti i dieci comandamenti. Li conosciamo ancora i dieci comandamenti? Quali sono? Li saprei elencare in ordine? Poi c'è il peccato veniale, che non ha la stessa gravità, ma sono del, dei, dei atti disordinati, che non vanno sottovalutati, perché il peccato veniale, se si aggiunge ad altro peccato veniale può arrivare a un peccato mortale, per esempio la trascuratezza nelle cose ordinarie. È un peccato, non ha ehm, quella gravità di aver rotto qualcosa, il famoso vaso. Però se io ogni giorno trascuro delle cose, alla fine arriverò a non farle più. Andiamo avanti. Altra domanda come esame di coscienza. Il mio cuore il mio cuore è orientato davvero a Dio e posso dire di amarlo sopra ogni cosa. Oppure mi lascio prendere dalle preoccupazioni quotidiane. E quindi non confido totalmente in Lui? Andiamo avanti. È salda la mia fede in Dio? Curo la mia formazione cristiana spirituale, ascoltando, alla, ascoltando la parola di Dio, partecipando ad una catechesi. Per esempio, per esempio, ehm, io ogni giorno commento, faccio, sapete che faccio il video del buongiorno, almeno al 99% c'è tutti i giorni e faccio anche il commento del Vangelo. Per esempio, il buongiorno con la benedizione prende 16.000 visualizzazioni. Il Vangelo stenta ad arrivare a 4.000, 5.000. Dovrebbe essere il contrario, sapete, perché è la parola di Dio che ci deve nutrire, è la parola del Signore. Ogni giorno dovremmo leggere almeno la parola di Dio del giorno, mangiarla quella parola, nutrirci di quella parola, che è la vera. Le altre sono subdole, non lo vedete quanti ingannatori ci sono in giro addirittura c'è chi prende le mie foto e fa delle pagine false al mio nome e offre dei soldi, dei premi a mio nome e c'è gente che ci casca. C'è gente che ci casca. Domanda. Potrebbe essere troppo semplice questa domanda, ma non è scontata. Ho pregato al mattino e alla sera? Dici sì, io ho fatto le mie preghiere. Attenzione, ma la preghiera è un vero colloquio, cuore a cuore con Dio, o solo una pratica esteriore spesso distratta, distratta dal telefono che squilla, da altre cose in casa? E tratto bene il nome di Dio, dei Santi, della Vergine Maria, per caso giuro nel nome di Dio, dei Santi, nella Vergine Maria, non si giura. Non abbiamo bisogno di giurare per farci credere nelle cose che diciamo, la nostra vita deve essere verità. Santifico la messa domenicale. Come vivo la messa domenicale? Arrivo in tempo, arrivo a messa iniziata? Arrivo in. A ridosso delle letture partecipo bene alla messa? Ci sono per me altri divinità, cioè cose alle quali mi interesso o alle quali ripongo fiducia? Io so che ci sono persone che mi seguono, che consultano le carte. Questo è peccato contro Dio. Io so che ci sono persone che mi seguono che consultano maghi. Anche consultare l'oroscopo è sbagliato. Noi non diamo peso. Noi non affidiamo la nostra vita a un segno zodiacale. Qualcuno addirittura ha il coraggio di chiedermi quando mi incontra che segno sei. Io mi metto a ridere e io dico il segno di Cristo Gesù. Sono cristiano. Andiamo avanti. Perché tutto questo era per quanto riguarda l'amore di Dio, ma poi iniziano sette comandamenti che riguardano l'amore al prossimo ed è importantissimo. Perché San Paolo parla di opere della carne, no? quando entra il peccato in noi avvengono le opere della carne e sono tantissime, sono tantissime, sono 14 e addirittura la metà di queste opere... Sette sono contro i fratelli: invidia, gelosia, discordia. Capite quanto grave è il peccato e quante cose brutte porta il peccato? Amo davvero il prossimo? Nella mia famiglia ho contribuito con pazienza e vero amore al bene e alla gioia degli altri. Per chi è sposato, nel matrimonio sono stato sempre fedele e lo sono sempre fedele o vado alla ricerca di altre relazioni, anche virtuali, attraverso i social, con chat private, con donne e uomini. Tanto per me non c'è niente di male scambiare due parole con un'altra donna o con un altro uomo. Poi si finisce a scambiare immagini, video e poi si organizzano gli incontri. E dall'altra parte la moglie o il marito soffre terribilmente perché non si sente più amato e si sente tradito nell'intimo, anche dopo tanti anni di matrimonio. Bisognerebbe avere il coraggio di alzarsi e andarsene di casa. Perché? non puoi dire di fare quello che vuoi e poi rimani accanto ad una donna o un uomo che ti ama o dormire nello stesso letto tradendo la dignità di una persona ferendola a morte il matrimonio è sacro nessuno ha il diritto di vivere queste schifezze i social sono fatti per fare le cose belle, non le schifezze. So dare del mio, senza egoismo, a chi è più povero di me. Per, quando, per quanto dipenda da me, difendo gli oppressi e aiuto i bisognosi. Mi prendo a cuore il bene e la prosperità della comunità, anche della mia parrocchia. Cosa faccio per aiutare la mia parrocchia? Ho compiuto i miei doveri da cittadino, sono giusto, onesto nel lavoro, volenteroso di prestare il mio servizio per il bene comune. A volte ricevo delle mail di alcune persone che subiscono cattiverie dai colleghi e magari queste persone hanno dovuto lasciare la propria casa, emigrare al nord o in altre parti e ricevere questi atti. Di terrorismo e non possono intervenire più di tanto perché poi sarebbero scherniti e non difesi. Che cattiveria umana! Se ho qualche incarico o mansioni direttive, vado solo al mio tornaconto o mi impegno anche per il bene degli altri nello spirito di servizio. Ho praticato la verità e la fedeltà alla mia missione. Ho procurato la morte invitando o acconsentendo all'aborto, all'eutanasia. Ho rubato, ho rubato il tempo al lavoro, alla famiglia, ai figli alla scuola, ho danneggiato il prossimo con i miei atteggiamenti, se ho ricevuto dei torti mi sono dimostrato disposto alla riconciliazione, sono invidioso, sono geloso, ho imposto agli altri la mia volontà, che uso faccio del tempo? Ho sopportato con pazienza i dolori e le prove della vita, ho bestemmiato, ho offeso il cuore di Gesù, di Maria, dei Santi, ho parlato male del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, del mio Parroco, ho conservato puro e casto il mio corpo, pensando che è Tempio dello Spirito Santo, destinato alla risurrezione e alla gloria, ho custodito i miei sensi evitando di contaminarmi con parole o azioni indegne, mi sono permesso discorsi, spettacoli, divertimenti, chat in contrasto a questo, agisco sempre con coscienza retta. Ho, ho cercato di comportarmi sempre da figlio di Dio. Ecco, questo è un piccolo esame di coscienza. Io vi auguro di avvertire nel vostro cuore il desiderio di avere un'amicizia forte con il Signore. Non dite sono perfetto, non ho bisogno di confessarmi ma fate come i santi che volevano avere sempre un, con un confessore ogni giorno per rimediare a quelle offese quotidiane che magari neanche facevano ma per un eccesso di scrupolosità si sentivano sempre in difetto. Abbiate quel desiderio di amare il Signore, abbiate quel desiderio bello di essere sempre luce, abbiate quel desiderio di essere oggi. Cristo Gesù sulla terra, non che siete Cristo, ma rappresentate Cristo Gesù sulla terra. E allora vi lascio con questa domanda. Io oggi posso dire di essere come Gesù sulla terra, buon cammino e buona esperienza di riconciliazione e di guarigione, che le vostre confessioni siano momenti di amore di misericordia, di vita, di risurrezione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.